I cipressi che a bolgheri alteschietti vanno da sanguido in duplice fila. Hanno veduto una cavalla storna riportare colui che non ritorna. Uh. Eh, abbiamo? visto come la filosofia si articola come qualcosa di utile, necessario e fin anche bello, eh, secondo le indicazioni di Socrate, Platone e Aristotele. Siamo entrati in medias res, non si tratta di filosofi qualsiasi, sono quegli autori in assenza dei quali forse la filosofia non esisterebbe o non avrebbe questo nome. E questi autori, in particolare Platone, ci danno anche un'altra importantissima indicazione. La filosofia non solo è utile, è necessaria e bella, ma è anche qualcosa che può essere praticata solo attraverso la dimensione orale, in particolare attraverso il dialogo. Questa cosa ci lascia abbastanza stupiti perché siamo abituati a leggere libri di filosofia. Pensiamo che la filosofia sia qualcosa che si può fare attraverso la produzione letteraria, attraverso la scrittura. Oggi i cosiddetti filosofi contemporanei sono autori di libri, di testi, di, di, di scritti, di trattati, di saggi, tutta cosa, tutte cose scritte che vengono lette e discusse, ma sicuramente che hanno una base fondamentalmente scritturale. Ma non, non è questo lo spirito diciamo, che ha contraddistinto la filosofia nelle sue origini e che forse dovrebbe contraddistinguere la filosofia sempre. Perché non può essere la filosofia qualcosa di scritto? Beh, non possiamo chiederlo a Platone, il quale, il Fedro, espone la sua celebre critica della scrittura. E, e, prima Platone eh, racconta una storia, racconta una storia. Eh, che eh, è più o meno questa. Eh, si racconta che eh, il dio Teut, corrispondente al greco Hermes e al latino Mercurio, eh, avesse inventato tante arti eh, e le avesse offerte al sovrano dell'Egitto, il re dell'Egitto Thanos, diciamo il Faraone, ehm, per la, diciamo, la felicità di questo stesso faraone. Il faraone non accetta queste arti così come gli vengono presentate, ma le esamina e valuta quali siano buone e quali cattive. Il testo non ci dice quali arti il faraone accolga come buone, ma si comprende che il faraone valuta, non basta avere una tecnica, un'arte o una scienza perché questa sia automaticamente adottata, bisogna che essa sia anche buona. Dia, Benefici piuttosto che non faccia danni. Quando si giunge a un'arte che stava molto a cuore al Dio Teut, cioè l'arte della scrittura, e in particolare l'invenzione dell'alfabeto che Teut caldeggiava dicendo che avrebbe reso gli, gli egiziani più sapienti e più capaci di memoria, come risponde il sovrano, il re? Sovra, risponde così: è o ingegnosissimo Teut, una cosa è la potenza creatrice di arti nuove, altra cosa è giudicare qual grado di danno o di utilità esse posseggano per coloro che le useranno. Così tu, ora, per benevolenza verso l'alfabeto di cui sei inventore, hai esposto il contrario del suo vero effetto. Esso ingenererà oblio, cioè dimenticanza, nelle anime di chi lo imparerà. Questo quindi non aiuterà la memoria ma ingenererà dimenticanza. Chi lo impererà essi cesseranno di esercitarsi nella memoria perché fidandosi dello scritto richiameranno le cose alla mente non più dall'interno di se stessi ma dal di fuori attraverso segni estranei. Ciò che tu hai trovato non è una ricetta per la memoria ma per richiamare alla mente. Ecco dunque la prima critica. Teut presenta l'alfabeto e la scrittura come uno strumento per favorire la memoria, e il faraone gli fa notare che è vero il contrario. Ci si fida di quello che, noi, ci, che si scrive, ci si, si eh, trascura di ricordarlo, ma accade questo forse anche a noi oggi, no? Prendiamo appunti, segniamo le cose, lasciamo che un cellulare un o un'agenda elettronica ci ricordi i nostri appuntamenti, non abbiamo più il problema di ricordarci, adesso abbiamo addirittura Google, accediamo alla rete, tutte le informazioni sono a nostra disposizione, perché dobbiamo fare lo sforzo di ricordarci le cose? L'avere tante cose disponibili in forma scritta rende meno necessario ricordarsene, per cui non viene esercitata la memoria. Ma c'è di peggio, c'è di peggio. Che cosa infatti osserva il faraone Teut? Osserva che tu, cioè si rivolge a Teut, non offri una vera sapienza ai tuoi scolari, ma ne dai solo l'apparenza. Essi, sì, grazie a te, potendo avere notizie di molte cose senza insegnamento si crederanno d'essere dottissimi mentre per la maggior parte non sapranno nulla con loro sarà una sofferenza discorrere imbottiti di opinioni invece che sapienti ecco dunque chi legge tanto eh, quindi legge qualcosa che è scritto quindi legge tanto si, da, si informa molto naturalmente ha molte informazioni ma non necessariamente raggiunge la sapienza No? Non, non ha realmente imparato qualcosa. E poi capiremo meglio perché. Qualcosa del genere eh, ce lo aveva detto prima di Platone, aveva detto Eraclito di Efeso, con la famosa sentenza eh, polumatia non udidaschei, cioè sapere molte cose non insegna l'intelligenza. L'erudizione, possiamo dire, non, non è l'intelligenza, chi è erudito non necessariamente è una persona saggia. C'è un passaggio successivo nel dialogo di Teteto eh, riferito al, al fatto che non dobbiamo valutare eh, eh, il valore di, quel, di un discorso sulla base della fonte. Chi è che parla, da quale paese viene, ma bisogna esaminare se sia vero o falso. Passaggio interessante che potremmo riprendere. E... E poi c'è la vera e propria argomentazione, quello del, di Teuto è un mito: un mito che viene raccontato e che può eh, in qualche modo inventato da Platone, ma che può alludere ad una verità su che può essere anche argomentata. E poi segue una vera e propria argomentazione di questa tesi: cioè che la scrittura non è utile, anzi è dannosa per la memoria e per la sapienza. Cosa dice, cosa dice eh, Socrate? Vedi, o Fedro, la scrittura è in una strana condizione, simile veramente a quella di la pittura. I prodotti, cioè della pittura ci stanno davanti come se vivessero, ma se le interroghi tengono un maestoso silenzio. Nello stesso modo si comportano le parole scritte. Crederesti che potessero parlare quasi che avessero in mente qualcosa, ma se tu, volendo imparare, chiedi loro qualcosa di ciò che dicono, esse ti manifestano una cosa sola e sempre la stessa. Facciamo un esperimento. Riprendiamo quella sentenza di Eraclito. Eh, polimazia non uditasque, sapere molte cose non insegna l'intelligenza. Supponiamo che questa cosa che Clito ci ha lasciato testimoniata e che quindi possiamo trascrivere, eh, ci sia oscura, non sappiamo che cosa Eraclito intendesse con sapere molte cose, polimatia, in che senso sapere, sapere, in che senso molte cose? E, e cosa si intende per intelligenza? E perché questo sapere non insegnerebbe? Che cosa intende Eraclito per insegnare? Eh, cosa vuol dire quindi sapere molte cose? Cosa vuol dire insegnare? Cosa vuol dire intelligenza? Chiediamolo adesso a questa frase. Eraclito, tu che cosa intendevi con queste parole? Come risponde Eraclito? Polimatia no, non dirasche sapere molte cose non insegna l'intelligenza sì, ho capito. Va bene, ma cosa significa polimazia? No, Luditaschi, sapere molte cose non insegna l'intelligenza, sì, va bene, è chiaro, ma queste parole qui, che cosa significano, Eraclito? Polimazia, eccetera, no? Eraclito è morto, non può rispondere, non sappiamo che cosa pensasse, che cosa avesse in mente e sappiamo solo che questo è quello che è stato scritto da lui o diciamo di lui, ma no, non è chiaro che cosa questo significhi. Non possiamo interrogare lo scritto perché ripete sempre la stessa cosa. E questo è quello che noi registriamo quando abbiamo a che fare con le famose grandi religioni del libro: cristianesimo, Islam. La Bibbia e il Vangelo ci raccontano delle cose, ci propongono delle immagini, delle parabole. Danno degli insegnamenti, ma se io voglio capire cosa intende Gesù quando dice quella certa cosa e glielo chiedo, Gesù mi risponde sempre allo stesso modo, perché Gesù non c'è, non è presente, c'è qualcosa che è stato scritto e che gli viene attribuito e io lo rileggo 30 volte, ma mi ripete sempre la stessa cosa. Che devo fare? Devo interpretare. Ci sono dei criteri per interpretare molto interessanti, molto validi. Ma questa ermeneutica non mi porta alla verità, perché abbiamo, per esempio, nel campo del cristianesimo, tante diverse interpretazioni: quella cattolica, quella protestante, quella ortodossa. Abbiamo tante scuole di pensiero, tante letture degli stessi passi. Cioè, abbiamo naturalmente determinate interpretazioni autentiche: quelle fornite dalla Chiesa, quelle fornite dal Papa, se siamo cattolici. Ma comunque si tratta di interpretazioni, non, non sappiamo se corrispondono a ciò che veramente era inteso nel testo. E infatti, come conclude? So. Conclude. Una volta che un discorso sia messo per iscritto, ogni discorso arriva alle mani di tutti, tanto di chi la intende, tanto di chi non c'è nulla a che fare, e ne sa chi gli convenga parlare e a chi no. Prevaricato ed offeso oltre ragione, esso il discorso ha sempre bisogno che il papà, il padre, gli venga in aiuto, perché da solo non può difendersi né aiutarsi. Torniamo ad Eraclito. Se Eraclito fosse vivo, potrei interrogarlo e potrei chiedergli: ma cosa intendi tu per sapere molte cose, non insegna l'intelligenza, ma eh, non essendo vivo, essendo morto, non glielo posso chiedere. In un discorso ha bisogno scritto, bisogna sempre che chi ne è l'autore risponda alle domande su quel discorso lì, ma se l'autore non può rispondere, il discorso rimane muto, non sappiamo esattamente che cosa volesse significare. Dobbiamo quindi eh, fare qualcos'altro, non possiamo basarci sui discorsi. Eh, Platone poi conclude eh, che dobbiamo guardare un'altra specie di discorso. E qual è questa specie di discorso? Il discorso che è scritto con la scienza nell'anima di chi impara. Questo si può difendere e può, eh, sa a chi gli convenga parlare, a chi tacere. Qui Platone più volte allude al fatto che un discorso scritto eh, lo leggono tutti quelli che comprendono quelli che non comprendono eh, è diciamo la preoccupazione eh, probabilmente che platone ha eh, che cose preziose eh, vadano nelle mani di persone che potrebbero equivocarle no? potrebbero interpretarle in modo scorretto generando più danni che benefici eh, eh, questa è la, la preoccupazione di platone eh, Potremmo chiederci, ma Platone perché ha scritto i 36 dialoghi eh, celebri, la prima grande opera scritta di filosofia se se lui stesso disprezza la scrittura, la considera un veicolo inadeguato alla filosofia, beh, la risposta in un certo senso la suggerisce anche Platone. In un altro passo del Fedro, Platone allude al fatto che la scrittura è un gioco, è qualcosa di giocoso, è qualcosa che si può fare in qualche modo per scherzo. Ehm, lui dice che eh, vi sono conoscenze seminate nella terra buona e quelle Seminati in vasi pieni d'acqua, nei cosiddetti giardini d'Adone, dove non cresce nulla, con una sorta di cultura idroponica fallita, però, perché in realtà non, non, non è quella che è necessaria perché qualcosa germoglia, qualcosa fruttifichi, dice Platone quello che viene scritto qualcosa è qualcosa paradossalmente di, di perso, no? si dice verba volant scriptamana, ma in realtà ciò che scrivo è perso, cioè cosa, cosa perdo se scrivo quello che penso? Perdo il significato, il pensiero che c'era dietro, perché lascio qualcosa che può essere interpretato da chi che sia, mentre quello che semino nella, vera, nella terra buona, che è quella dell'anima o della mente, quello invece può fruttificare. E perché quindi Platone ha scritto i famosi 36 dialoghi? Eh, appunto perché era uno scherzo. Meno scherzosamente possiamo intendere che le scuole filosofiche antiche, quella platonica, quella aristotelica, storica, epicurea e così via, eh, diciamo, producevano sì a volte elaborazioni scritte, c'erano delle trattazioni, dei trattati, dei prodotti scritti dei maestri, dei loro discepoli di queste diverse scuole, ma non erano la cosa più importante, erano come una sorta di eh, come dire, aiuti alla memoria o più probabilmente una sorta di presentazione all'esterno di questa scuola, una sorta di uh, come dire, marketing o propaganda che veniva fatta uh, per uh, catturare i potenziali adepti, ma la vera, il vero insegnamento era quello esoterico, quello iniziatico, quello praticato all'interno della scuola, quello trasmesso oralmente, quello di cui c'era una tradizione orale, di maestro in discepolo, che a sua volta diventava maestro e si circondava di altri discepoli. Che Così via. Questa era probabilmente la vera e propria tradizione caratteristica delle scuole filosofiche greche. Non solo il maestro doveva trasmettere il suo sapere al discepolo e non in maniera verbale, ma suscitando nel discepolo questo stesso sapere, ma doveva anche testimoniare con la sua stessa vita della propria dottrina, come fece esemplarmente Socrate dando la vita per la filosofia. Quindi il filosofo greco è molto diverso dal filosofo moderno, eh, non scrive se non in maniera accidentale, mh, insegna attraverso un'attività che poi vedremo è la maieutica suscitando nel discepolo la verità, che non gli può trasmettere direttamente, tantomeno in forma scritta, ma comunque neppure in forma verbale, e vive testimone di questa stessa verità. E intorno a queste scuole che praticavano in questo modo la ricerca della verità e della sapienza, che in cui consiste la filosofia, eh, ovviamente pullulavano gli scritti: diciamo che potevano alludere a ciò che si praticava, ma in una forma chiaramente eh, di, di minor... Valore, cioè attraverso una sorta di allusione che poteva essere compresa a fondo solo praticando la filosofia, non leggendone, per i limiti strutturali della, della scrittura. Se questo non fosse ancora abbastanza chiaro, possiamo fare un altro esempio tratto ispirato diciamo dal Menone di Platone. In questo dialogo di Platone si immagina che uno schiavo completamente ignorante eh, sollecitato dalle domande di Socrate, dimostri il teorema della duplicazione del quadrato. Possiamo fare un esempio più semplice, quello del teorema della, mh, relativo al valore degli angoli interni di un triangolo. Se io vi dicessi, dicessi eh, sapete, gli angoli interni di un triangolo sono sempre uguali ad un angolo piatto, è chiaro? Perfetto, imparate, studiate e ripetete. Voi imparate, studiate e ripetete. Si può dire che sapete qual è la misura degli angoli interni di un triangolo? Sì, perché dite che è un angolo piatto, ma avete capito cosa, intende, cosa state dicendo? Supponiamo che imparate queste parole e non abbiate la minima idea di che cosa sia un angolo, un angolo piatto. Si può dire che ripetendo queste parole senza sapere cosa significano, voi sappiate qual è la misura degli angoli interni di un triangolo? No, è come se diceste gli angoli interni di un triangolo sono pari a zoom zoom, cioè una cosa che non sapete cosa significa. Non si può dire che sappiate qual è il valore di questi angoli. Supponiamo che invece sappiate che cos'è un angolo piatto, e quindi voi dite, il professore di matematica me l'ha insegnato, io posso dire che la somma degli angoli interni di un triangolo è pari esattamente a un angolo piatto. So cos'è un angolo piatto e so quindi qual è la, la somma degli angoli interni di un triangolo. Un momento. Ma se arriva qualcuno e dicesse c'è un triangolo scaleno molto particolarmente eh, piegato, e siccome è particolarmente stretto, ecco che io ritengo che in quel caso la somma degli angoli interi di un triangolo sia inferiore a 180 ad un angolo piatto, ossia per esempio 160 gradi. Potrebbe avere ragione questa persona. Voi pensate di no, perché vi è stato detto il contrario, ma come fate a Sapere che ha ragione il vostro professore o voi e non questa persona? Potete dire di sapere che avete ragione e che, che l'altro ha torto, non potrebbe essere invece che in alcuni triangoli la somma degli angoli interni sia uguale a 160 gradi e non a 180? Voi forse credete che lui sbagli e credete che abbiate ragione voi di avere ragione voi, perché il vostro professore ve l'ha insegnato. Ma e se si fosse sbagliato? In effetti, anche se quello che credete è vero, perché è vero, ve eh, lo dico io: che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi, Anche se quello che credete è vero, non per questo si può dire che voi lo sappiate. Credete che sia così, ma se qualcuno a un'altra ipotesi, non siete in grado di contrapporre alcunché, non siete in grado di controargomentare, non avete le prove di quello che voi credete. L'altro sostiene qualcosa di diverso, non siete in grado di, 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 di dimostrare che ha torto, perciò si può dire che sapete, che, che avete ragione, o semplicemente lo credete perché vi è stato insegnato, per poter dire no, io so che tu sbagli e so che realmente la somma degli angoli interni del triangolo è pari a 180 ⁇ per poter dire di saperlo non basta che qualcuno ve l'abbia insegnato anche una persona di grande autorevolezza ma bisogna che voi l'abbiate dimostrato cioè che conosciate la dimostrazione del teorema dovete cioè sapere che se voi tracciate una linea retta parallela alla base potete facilmente notare che eh, gli angoli eh, alla base del triangolo sono del tutto Equivalente agli angoli opposti al vertice del triangolo, no? gli angoli complementari dell'angolo al vertice, e quindi per qualsiasi triangolo, poiché è sempre possibile tracciare una retta parallela alla base, per qualsiasi triangolo deve essere vero che la somma di angoli interni è uguale a un angolo piatto. Una volta che avete questa dimostrazione, che tra l'altro vale solo per le geometrie euclidee e nel caso che il triangolo sia disegnato su una superficie piana, ma questo è un altro discorso, una volta che padroneggiate questa dimostrazione, questa eh, dimostrazione, ecco che a quel punto voi potete dire di sapere. Perciò Qualsiasi discorso che voi leggiate o che vi venga fatto sul valore della somma degli angoli interni di un triangolo non è sufficiente perché si possa dire che voi abbiate il sapere, la sapienza riguardo questo argomento. Leggere infinite testi in cui si sostiene, si afferma questo non è assolutamente sufficiente. Dovete leggere dei testi o ascoltare dei discorsi in cui si dimostra. Questo, ma dovete anche comprendere la dimostrazione, farla propria. Dovete essere voi a fare il ragionamento, non semplicemente leggere il ragionamento di un altro. Dovete verificare quello che avete letto e controllare che la vostra anima sia d'accordo. Una volta che c'è l'accordo, l'omologia e che quello che leggete o sentite vi ritorna, cioè tornano i vostri conti e la cosa vi torna, vi suona, a quel punto voi potete dire di sapere per certo, perché è stato dimostrato qualcosa, ad esempio, qual è la somma degli angoli interni di un triangolo. Leggerne non basta assolutamente. Bisogna che ci sia un altro tipo di pratica che dovremmo approfondire che permette all'anima di sapere. La lettura non è sufficiente. Mai mai a Borgo Panigale un'aurora simile alla boreale. La ragazza padovana ti vuoi fare una comune giù in Toscana. Din sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno.